watching you. A la 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 long, a la 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 long, long, li, long, long, long. Come on, girl, I want to make you sweat. Sweat till you can't sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push it some more. Girl, I want to make you sweat. Sweat till you can't sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push it, push it, push it some more. A la 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 long, a la 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 long, 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 long. The beat goes on, nothing's wrong with the song. We can sing it forever. To make the connection, the beat goes on. Ben ritrovati, o meglio benvenuti a questo nuovissimo format, Un lupo in famiglia. Andremo a conoscere meglio i calciatori dell'US Avellino anche fuori dal rettangolo di gioco. Per questo esordio, per questa prima puntata, abbiamo il piacere di avere ospite qui nello store ufficiale dell'US Avellino, William Gidai. Buonasera, ciao William. Ciao, buonasera. Grazie per la tua presenza, grazie per essere qui per questo esordio di questa nuova trasmissione. Con te quindi andremo ad affrontare temi che vanno anche al di là del semplice rettangolo di gioco, tutto il mondo di un calciatore fuori semplicemente dal calcio, l'uomo prima del calciatore. Cominciamo proprio dalle origini, dalla tua nascita. Tu nasci a Ravenna il 9 agosto dell'84. Naturalmente, per chi non conoscesse la tua storia, Ravenna, William Gidai, già c'è qualcosa che non va, tra virgolette. Diciamo che è una storia, tra virgolette, non dico complicata, però no, semplicemente io sono, vabbè, mia madre ha origini comunque italiane, diciamo delle zone. Perché, vabbè, mia nonna è di Montoro, ormai come tutti sanno, mio nonno è di Mercato San Severino, e quindi va bene. Cosa è successo? Che mentre studiava, mia madre conobbe mio padre, che venne in Italia per una sorta di titolo di studio, diciamo così, no? Si conobbero, l'amore fa miracoli, come si suol dire, e niente, dopo fatto sta che si sposarono, e la facoltà di mio padre, gli studi li spostarono vicino a Ravenna. Ravenna perché dopo, durante gli studi e durante il lavoro, sono nato io, e da lì è partito un po' tutto quanto, diciamo. Partito tutto, quindi ricordiamo, tuo padre ha origini nigeriane, e tua madre è italiana, tu hai anche un fratello. Sì. Christian, anche lui come te calciatore. Sì, anche mio fratello comunque calciatore, infatti ha avuto anche il mister Toscano a Novara, e niente, diciamo una famiglia di due fratelli calciatori, diciamo così, quindi il calcio è entrato un po' nella nostra famiglia, naturalmente, la nostra vita, e è sempre stata la nostra passione, di conseguenza diciamo anche il nostro lavoro, quindi trasformare il lavoro in passione, la cosa più bella che ci possa essere. Com'è il tuo rapporto con tuo fratello? C'è stata della rivalità calcistica fratello? Rivalità assolutamente no, anzi ognuno augura il meglio naturalmente all'altro, anzi abbiamo un rapporto veramente ottimo, e ti dico la verità, oltre a considerarlo fratello, lo considero anche diciamo il mio miglior amico, dove veramente si va al di là di tutto, comunque del rapporto calcistico, del rapporto quando ci può essere un problema, il bisogno di sfogarsi, capito? Qualsiasi cosa, come capita un po' per tutti, dai, tutti gli amici, diciamo così. Come hai già anticipato, Avellino e l'Irpinia era nel tuo destino, ci sono dei parenti ancora qui in Irpinia. Sì, sì. Io, vabbè, mio nonno ha origini di Montoro Inferiore, mio zio ha sposato sua moglie di Avellino, fa il vicepreside qui a Lembriani, quindi diciamo che Avellino ce l'avevo veramente nel destino e comunque anche nel cuore, tanto che tutti i Natali saranno ormai 14 Natali da quando si è sposato, che io comunque li ho sempre festeggiati qui ad Avellino, quindi evidentemente e fortunatamente il destino ci ha fatto incontrare. Quindi diciamo che sei anche abituato al palato, ai gusti, alla cucina irpina. Sì. Diciamo che anche troppo, infatti lì bisogna stare attenti un po' con la nonna, con i familiari, perché
cercano sempre naturalmente per il tuo bene, diciamo, di ti viziano, capito? Però sappiamo benissimo che noi due sportivi dobbiamo stare anche un attimo attenti, quindi devo un po' frenarli, però tutto sommato ne approfittiamo, no? Durante le vacanze di Natale, diciamo questi momenti così. Quindi per quanto riguarda il cibo, la domanda è: il piatto preferito di William Cidai e il piatto irpino preferito di William Cidai? Il piatto irpino, vabbè, allora ti dico, ma generalmente è la pizza, diciamo, la cosa più che mi piace. Il piatto irpino, perché piatto forse quando posso, diciamo, gustare il fieno d'Avellino, che non è un piatto, sì, ma va bene, anche il, sì, vino, anche il vino va, sì, si accompagna quando comunque si può, al cibo. Diciamo, per le cose belle, per i brindisi, diciamo così, mi affido più al fieno, diciamo. Anche perché, come sottolineavi tu, per un calciatore l'alimentazione è importantissima. Vabbè, sicuramente sappiamo benissimo che veramente ha una percentuale molto alta, incide molto sul nostro rendimento, sul nostro stato di salute, per poi naturalmente, posso dire, rendere al meglio. Quindi è una cosa dove addirittura nello staff è stata introdotta maggiormente un'attenzione in più, tant'è che quest'anno addirittura comunque pranziamo assieme, quindi quando possiamo, diciamo che dedichiamo moltissima attenzione a ciò che riguarda l'alimentazione, perché sappiamo benissimo che è importante comunque, sia per il recupero, sia per poi dover affrontare comunque le partite, naturalmente. Una curiosità che molti tifosi hanno, ad esempio, con la partita alle 15, molti si chiedono, sì, i calciatori quando mangiano, cosa mangiano prima di una partita? Ma guarda, sì, infatti dipende tantissimo dagli orari, comunque la colazione è generalmente importantissima per noi, comunque sia. Poi dopo intorno ai generalmente 2 ore e mezza prima comunque mangi i carboidrati, che sono la cosa più importante. E delle volte dico, quando le partite sono addirittura, per dirti, alle 8:30, i carboidrati, cioè noi la pasta la mangiamo anche, per dirti, intorno alle 5:30, quindi un orario un po', sì, diciamo, fuori dal normale. Però diciamo che la pasta e il carboidrato è la cosa maggiormente importante per poi fare le partite, prima delle partite. Vi capita o ti capita di mangiare anche dopo una partita? Guarda, quello sicuramente sì, perché comunque la reintegrazione è fondamentale per il recupero, per accelerare comunque il recupero. Prima mangi sano e meglio, e prima recuperi naturalmente per le prossime partite, anche per evitare addirittura gli infortuni. Quindi naturalmente anche proteine, queste cose qui sono comunque fondamentali, assolutamente. Rimanendo ancora per un po' fuori dall'ambito strettamente legato al rettangolo di gioco, la giornata tipo di William Cidai, sveglia, poi come? Beh, sì, abbiamo comunque naturalmente anche in base agli orari comunque di allenamento, ad esempio comunque abbiamo allenamento la mattina, ci svegli comunque intorno alle 8, fai la tua colazione, naturalmente mangi cose positive per affrontare l'allenamento, tipo fette biscottate, omega 3, trovi noci, mandorle, queste cose qui, oppure cereali, poi naturalmente è tutto personalizzato, ognuno ha le cose un po' che, sì, gli possono servire, capito? Poi dopo, vabbè. Le tue quali sono? Le tue? Io generalmente prendo sempre fette biscottate con marmellata, poi mi aiuto con noci, diciamo omega 3, nel senso noci, mandorle soprattutto. E poi dopo vai a prendere il caffettino, perché il caffettino naturalmente ti sveglia. Poi dopo succo di mirtillo, che è una sorta di antiossidante, con comunque succo d'arancia, cose che alla fine fanno bene, sì, a tutti quanti, non è che nulla di speciale, però vabbè, normale, lo sportivo ci dà un'attenzione maggiore. E poi niente, ci richiamo al campo, facciamo il nostro allenamento, poi dopo in base alla giornata, dura 8 ore, capito, sì, ad esempio. E poi dopo tutti assieme, come ho detto prima, comunque quest'anno mangiamo assieme, in modo tale che comunque per il recupero, per il reintegro, così, mangiamo tutti quanti assieme le nostre, quello che ci può servire. E naturalmente la dieta è stata fatta dal prof, dai dottori, capito? Quindi un'attenzione maggiore a questo punto di vista, che è fondamentale. E niente, poi dopo il pomeriggio naturalmente siamo liberi, quindi ti dico come la verità, io generalmente tendo comunque a riposarmi, le prime ore del pomeriggio sono fondamentali, mi riposo. Poi dopo, vabbè, a seconda, dopo che uno si è svegliato, dipende, c'è chi ci si può un attimo dedicare alle cose un po' personali, naturalmente, capito?
io delle volte, ad esempio, a un certo orario, poi dopo vado a fare la spesa, beh, le cose mie, sì, no, capito, così normali. Oppure delle volte ne approfitto per andare a trovare o mio zio o miei nonni, capito, con cui, ti dico la verità, ne approfitto per stare un po' assieme a loro e mangiare una cosa assieme. Ti capita di fare una passeggiata per il corso? Ma po'? Delle volte sì, ti dico, ogni tanto faccio la mia passeggiatina in centro, oppure a me piace andare comunque al cinema, quindi che ne so, per dirti, delle volte anche con i compagni di squadra ci si organizza, si va a mangiare assieme, poi dopo che ne so, ti va a vedere il primo spettacolo, così per, diciamo, spensierarti un po', diciamo, alleggerire la mente. Preferito? Ma guarda, io, a me piace molto tipo un po' il fantasy storico, tipo 300 Sparta, capito, queste cose un po' così. Però in generale il cinema mi piace veramente sotto tutti i punti di vista. Cioè, faccio prima di dirti quello che non mi piace, è l'horror, perché andare e stare con l'ansia al cinema non mi piace. Quindi 300 Sparta, un genere di film che poi rispecchia il tuo essere guerriero. Diciamo, probabilmente così. Comunque sì. A livello musicale invece? Ascolti musica, vedo spesso ad esempio dei calciatori che arrivano con le cuffie, non so. Guarda, io ti dico, la prima cosa, tipo la TV, la guardo, ma solamente, o al massimo un po' per sentire, tra virgolette, il telegiornale, diciamo così, oppure tengo solamente MTV, dove, ti dico la verità, mi piace più guardare tipo l'iPad o queste cose qui, piuttosto che guardare la televisione in sé, perché purtroppo penso che al giorno d'oggi i programmi sono piuttosto che... Oltre a questo qua, naturalmente. No, questo ve lo guardo come, devo andare il DVD delle conserve. A proposito di musica, la usi, non so, per concentrarti prima di una partita? Guarda, in generale sì, la uso più, ti dico la verità, più per rilassarmi, perché comunque la tensione è già altissima. È un tipo di tensione a cui non ci si abitua mai, nonostante sono tantissimi anni, comunque penso così. Probabilmente questo è il bello, finché c'hai... provi determinate emozioni, tensioni, sono quelle che ti aiutano poi comunque a vivere bene questa passione, questo sport. Cominciamo un po' a rivivere a grandi linee quella che è stata la tua carriera da calciatore. Hai iniziato nel Ravenna, città dove sei nato, giovanili, prima squadra. Come hai iniziato proprio questa tua carriera? Chi ti ha spinto a scegliere casomai il pallone da calcio invece che un altro sport? Ma guarda, il tutto è partito dagli amici, dalla scuola, perché dalle elementari, verso le elementari, allora c'erano veramente, si poteva giocare o con i palloni o con le biciclette, cioè cellulari, capito? Al massimo c'era qualche amico che poteva avere la console, la classica, non era neanche la PlayStation, era la Nintendo, il Sega Mega Drive, nei nostri tempi. E vabbè, comunque ci si ritrovava, comunque si giocava sempre a pallone o durante le ore di intervallo oppure al di fuori. Il fatto è che comunque questa cosa mi piaceva, io sono andata dai miei genitori, siccome gli altri compagni di classe erano iscritti alle classiche scuole calcio, allora i miei genitori, a furia di, diciamo, martellarmi, capito, così, a 9 anni mi iscrissero in una squadra vicino al mio paese, sempre nelle zone di Ravenna, Punta Marina. Però poi da lì evidentemente sono comunque piaciuto, inizio a fare un po' i vari provini per il Ravenna e per il Cesena, allora mi ricordo, erano le due squadre professionistiche che seguivano un po' i giovani della zona. E niente, alla fine mi presi il Ravenna e dai 10 anni fino più o meno ai 16 anni alla prima squadra ho fatto i miei anni lì di settore giovanile, diciamo. Esordio nel calcio professionistico? Esordio nel calcio professionistico l'ho fatto comunque con il Ravenna, da allora che c'era la C2, fino a poi dopo fare, vabbè, un po' di esperienza, mi ricordo ero giovane in interregionale, sempre in una squadra là vicino. Poi dopo tornai comunque a Ravenna per poi dopo andare vicino a Bologna, Castel San Pietro. Poi dopo lì mi sono trasferito a Sassuolo per 2 anni e mezzo e dopo andai a Padova per 3 anni e mezzo, Castellammare 2 anni e mezzo, un'esperienza, una parentesi di 6 mesi a Cittadella e poi niente, tornai di nuovo a Castellammare per poi dopo venire ad Avellino. Ho cercato di riassumere un po'. Sì, adesso andiamo per gradi. Sì. Ti ricordi il primo gol che hai segnato? Per il tuo ruolo non è... Il primo gol della tua carriera, primissimo gol. Primissimo gol, sai che adesso non me lo ricordo, il primissimo gol non me lo ricordo. Ah, ti dico la verità, sono andato a cercare su Wikipedia, naturalmente. Secondo adesso... Wikipedia il primo gol è con il Russi. Ah, sì, sicuro.
Quindi è inutile chiederti l'azione, non ti ricordavi neanche del gol. Non mi ricordavo neanche, comunque sì, sicuramente sì, perché lì ho iniziato comunque a avviare la mia propria carriera, diciamo, nella prima squadra, capito, il primo gol così. Sei stato, come hai detto, già ricordato, parte della tua carriera soprattutto al nord, sì. Prima esperienza al sud, a Melfi. Sì, sì, è vero, mi sono dimenticato, scusami, ho avuto una parentesi a Melfi, dove da giovane volevo fare questa esperienza. Tramite uno scambio mi sono detto, è arrivato il momento comunque di crescere, provare a vedere un po' com'è la vita lontano da casa, perché non ero, tutto sommato avevo sempre giocato vicino casa. Quanti anni avevi quando hai fatto? Avevo più o meno, se non sbaglio adesso, 20-21 anni, quindi ho voluto fare questa esperienza, oltre dal punto di vista professionale mi serviva dal punto di vista comunque mio, della mia vita privata, un po' quella cosa dove stacchi tra virgolette, diciamo, il cordone ombelicale, che esci fuori di casa e niente, te la devi vedere un po' te con giustamente quello che è il mondo, senza avere sempre lì vicino comunque i genitori. E come sono stati i primi giorni, il primo periodo? Ma guarda, sicuramente è stata comunque dura, perché sappiamo benissimo, oltre comunque i genitori, gli affetti familiari e anche gli amici, comunque, no? Quando sei abituato che sei sempre circondato, no? Da amici, così, e è sempre bello naturalmente, però comunque sia. E poi dopo, quando ha a che fare con quella che è un po' la vita reale, comunque la vita dell'adulto, ti aiuta comunque a crescere dal punto di vista mentale, che è la cosa più importante, penso, assolutamente. Come hai già detto, prima esperienza al sud al Melfi, prima esperienza in Campania alla Juve Sabbia, che esperienza sì. È stata? Ma guarda, è stata anche lì un'esperienza comunque bellissima, dove la cosa principale, oltre comunque aver lasciato un bel segno, penso, da giocatore, la cosa bella è che anche comunque dal punto di vista umano, delle volte ho tantissimi amici che comunque quando vado a salutare mi ringraziano per quello che ho lasciato, per quello che ho fatto, e quindi ti dico la verità, la cosa più bella era incontrare persone che ti ringraziano per la persona che sei stato. Quindi quando, come si dice, no, l'uomo va al di là del fattore calciatore, della professione, penso che sia la cosa più bella. Tornare nei posti dove hai giocato e essere comunque riconosciuto come persona, oltre che naturalmente come calciatore, che fa sempre piacere. Insomma. Come detto, dopo l'esperienza a Castellammare sei arrivato ad Avellino, sì. una vera e propria escalation, sì. Sei arrivato a parametro zero, sì. Praticamente qui ad Avellino, e a poco sei diventato un giocatore imprescindibile, specialmente lo scorso anno. Com'è stato? C'è una soddisfazione tua personale nell'essere partito in sordina, nell'essere diventato poi una pedina insostituibile? Ma guarda, io mi reputo comunque una persona molto, tra virgolette, umile, nel senso che ovunque sia andata nella mia carriera ho sempre lavorerò comunque a testa bassa e farò comunque il meglio, sia per aiutare comunque i miei compagni, il mister, il gruppo, quindi ti dico, l'anno scorso era un'emozione in più, proprio perché ho determinate radici comunque qui ad Avellino, anche in famiglia un po' lo si sente questa cosa, quindi anzi probabilmente è stata la mia forza, comunque la mia forza in più nel voler comunque lasciare il segno, ma semplicemente nel voler far bene ad Avellino, con la voglia comunque di conquistare la soddisfazione attraverso comunque i nostri tifosi, perché comunque queste sono emozioni, sono esperienze che tu ti porti comunque dentro di te, cioè è troppo bello, come posso dire, attraverso comunque quella squadra, la città, dire io comunque ho fatto determinate cose lì ad Avellino, per dirti, no? Quindi, il primo segno, il primo graffio, il destino proprio all'esordio con la maglia d'Avellino. È incredibile, sì. Col Modena ti dico, la notte, l'emozione, non, cioè è stata una cosa veramente incredibile, una serie di emozioni, anche io avevo vissuto, mi ricordo, un'estate un po' difficile, perché ero comunque svincolato e aspettavo comunque una situazione che mi potesse dare comunque soddisfazione. È stato qui ad Avellino e fare il gol all'esordio in casa è stata una cosa, immagino, oltre che per me, soprattutto per la mia famiglia, è stata una cosa comunque veramente eccezionale. Era lo stadio? Diciamo che
Assolutamente sì, e sono, vedi, queste sono le emozioni che tra virgolette nessuno te le potrà mai togliere, te le porterai veramente per sempre. Per quanto riguarda emozioni, legato comunque a doppio filo con i tifosi, ti sei reso protagonista di un bellissimo gesto nei confronti del piccolo Matteo, hai regalato la tua maglia. Sì, guarda, la mia fortuna è stata, ci ha conosciuto tra virgolette il piccolo Matteo, la vicenda tramite proprio appunto mio cugino, che venendo comunque a spolla con il fratello mi ha chiesto questa cortesia, e assolutamente è stato un piccolo gesto, ma la cosa principale è che comunque Matteo poi dopo ha saputo che è assolutamente ha sistemato tutto quanto, e anzi gli auguro tutto il bene, gli auguriamo, penso, certo, tutto il bene, certo. E il prima possibile che chissà, se è appassionato di questo mestiere, chissà che un giorno anche lui non possa comunque realizzare i suoi sogni, naturalmente, non so, come calciatore, se non sarà come calciatore per tutto il resto che verrà per lui. Certo, naturalmente auguriamo tutto il meglio al piccolo Matteo. Alla sua famiglia. Ti chiedo, all'interno dello spogliatoio che tipo sei? Sei un tipo allegro? Ma guarda, sono un tipo piuttosto stabile, nel senso, cosa voglio dirti? Naturalmente tutti i giorni alla fine è la nostra passione, però si va comunque per, consentimi il termine, è un lavoro comunque sia, capito? E quindi non è che non si ride, non si scherza, però comunque ci sono determinati anche momenti che si vivono durante l'arco del campionato, no? Cioè, i periodi positivi che si vivono, magari uno è un po' più spensierato, ride, scherzi sotto la doccia, però ci sono comunque determinati momenti in cui almeno io personalmente mi piace essere molto molto concentrato per i miei lavori personali, prima dell'allenamento, dopo l'allenamento, però poi dopo è normale che tipo sotto la doccia, in un momento scherzoso, capito? Ci sta il ridere, il scherzare, capito così. Però diciamo che queste cose avvengono soprattutto casomai al di fuori, che non so, se decidi di andare a mangiare una pizza assieme o vai a vederti un cinema, allora lì si, diciamo, ci si rilassa totalmente. È legato in particolar modo con qualcuno? Ma guarda, io adesso quest'anno è un anno nuovo, capito così, però principalmente vado, tipo andavo a mangiare l'anno scorso, adesso siamo un po' all'inizio, ti dico, l'anno scorso andavo a mangiare con Pietro, con Visconti, beh, adesso è andato a Trapani, con Davide, Gavazzi, Dattilio, era un bel gruppo, Biraschi, capito così, infatti te l'ho detto, soprattutto si andava veramente al cinema che ci piaceva, delle volte anche finito l'allenamento andavamo alle 5 del pomeriggio, poi mangiavamo, era, diciamo, un divertimento sano, diciamo. Quindi quando si dice che nel calcio il gruppo è fondamentale, non è una frase fatta? No, assolutamente no, non è assolutamente una frase fatta, perché diciamo che quel rapporto te lo porti veramente durante i 90 minuti. Durante i 90 minuti condividi tantissime, tantissime cose, e diciamo che la nostra vita dopo la vivi bene soprattutto al di fuori. Non è presente quando dici dopo il risultato positivo ti fa vivere bene la settimana, diciamo. Il risultato negativo naturalmente non ti dico che ti rattrista, ti butta giù, perché poi bisogna subito reagire, però un po' ti condiziona, no? Il tornare a casa con la soddisfazione, il tornare a casa invece con la tristezza, diciamo così. A proposito di tornare a casa, vivi da solo qui a, sì, sì, qui ad Avellino? Sì, sì. Sono, spesso abbiamo parlato con altri calciatori che vivevano insieme, tu vivi... No, io personalmente no, vivo da solo e ho il mio equilibrio e ti dico no, vivo da solo. Bene, ti chiedo, facciamo un piccolo quiz, tu naturalmente sei facilitato, abbiamo parlato delle origini avellinese, quindi se ti dico qualche parola nel nostro dialetto dovresti conoscerla. Vediamo, sono semplici. Ad esempio, se io ti dico annaccovato, sai che significa? Non me lo riesci a dire più... Annaccovato. Annaccovato. Annaccovato, questa... Anno, se non sbaglio. No, ma allora sono fuori. No, questa no. Annaccovato significa nascosto. Ah, Anna, no, questa è proprio zero. Questo è zero. Andiamo avanti. Però hanno nascosto, vedi? Hanno nascosto, vedi, certo. Qualcosina. Sciarmato. Ah, sì, sciarmato, non lo leggendo, sì, sì, così. Ok, adesso non te lo so tradurre bene, però capite il concetto, forse. Spieghiamo il concetto, sì, che una persona sciarmata. Poi dopo ti faccio la traduzione stretta in italiano, sì. Io dico, ormai ho sentito per sì. Ma forse che sei, non voglio dire neanche mosche, un po' flush, un po'... Ci sono dei tifosi che qui che
Ah, mi hanno suggerito disordinato? Disordinato. Ah, diciamo, scusami, no, pensavo... Disordinato trasandato. Una cosa trasandata, è una cosa non positiva comunque. Esattamente. Poi, o il loco. O il loco lo dice sempre mia nonna. Hai come visto? Per dire, guarda lì, c'è una roba, un'esclamazione. Sì, o il loco, che anche per dice dire... dice sempre il loco, io. Ecco, allora, ecco. Oppure... diverse cose, o il loco l'acqua, che è una cosa che si dice qui, dice ecco che sta iniziando a piovere. Ah, ok, va bene. No, l'ultimissima, nzivato. Sì, nzivato, io la sai pronunciare ma non so. Già il fatto che però l'hai sentita già so. È un passo in avanti. È negativo, sì, naturalmente. Negativo. Sì, nzivato. Sei... non è tipo... ah, unto? Punto. Sì, vabbè. Sporco, quindi tuzzuzzo. Bravissimo. Ha superato il test, chiediamo ai tifosi presenti. Hai superato il test anche di dialetto avellinese. Quindi William Gidai, oltre ad avere origini irpine, ha superato anche il test di parlare avellinese. Diciamo così. Detto questo, con questi sorrisi chiudiamo questa primissima puntata di Un lupo in famiglia. William Gidai ci ha raccontato un po' della sua vita fuori dal campo. Grazie. Grazie a voi assolutamente. Torniamo presto con Un lupo in famiglia e come sempre William, forza lupi. Grazie. Forza avellino. Assolutamente sì. Alla prossima. Ciao, grazie. Watching you, a la 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 long, a la 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 long, 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 come on, girl, I want to make